Siamo con la scrittrice Nadia Terranova, autrice del libro Gli anni al contrario, Einaudi stile libero. Faremo una conversazione con lei, che è nata a Messina, ha vissuto fino all'età di 24 anni a Messina e torna spesso qui. Il suo libro Gli anni al contrario racconta anche Messina. Non è solo uno sfondo, ma è soprattutto la città nella quale appunto si svolge la storia. Gli anni al contrario sono... Quali sono questi anni al contrario raccontati nel romanzo e come vivono i due protagonisti questa storia? La storia inizia nel 1977 e termina nell'89. C'è un prologo che però parla degli anni dell'infanzia dei due protagonisti e dell'adolescenza, e anche quelli cominciano a essere degli anni al contrario, perché scopriamo subito che Aurora Silini e Giovanni Santatorre, i protagonisti del libro, sono due ragazzi la cui vita va al contrario già dall'infanzia, nel senso che si sentono sbagliati fin dalla nascita, si sentono claustrofobici, non sono a loro agio nelle famiglie di origine, e poi si incontrano nel giugno del 77 e inizia un decennio inizialmente politico, poi via via sempre più personale, in cui si ripiegano su loro stessi, fino all'interruzione, poi alla chiusura del libro, che è poco prima della caduta del muro di Berlino. Infatti partiamo dal 77 e poi la storia si sviluppa fino alle disillusioni, alla sconfitta di un mondo politico e al periodo del riflusso. Una cosa che colpisce sin dalle prime pagine è l'ironia, la delicatezza con la quale anche si raccontano, per esempio, le due famiglie d'origine, che sono due famiglie molto particolari, spiegate soprattutto la psicologia, penso, dei suoceri, per esempio, dei due suoceri della protagonista, del suocero della protagonista e anche dell'altro, del padre del protagonista, sono molto particolari. E nello stesso tempo però man mano affiora anche il dolore, la sofferenza, gli elementi tragici, senza perdere però questa leggerezza e questa delicatezza. Com'è andato il tuo lavoro di scrittura ed è stata, come dire, un obiettivo questa leggerezza che si è sviluppata negli anni poi di scrittura, perché ho letto che hai impiegato 7 anni per scriverlo. Come si è arrivati a questa immediatezza espressiva e a questa leggerezza che potremmo definire, se non fosse un spesso abusato, sì, calviniana? Sì, infatti è vero che è abusato, è anche vero però che imprescindibilmente quelle lezioni americane di Calvino hanno condizionato la mia scrittura. E non soltanto la mia, naturalmente, ma per me sono state veramente fondamentali, insieme a tutta la nostra tradizione di narrazione familiare da Natalia Ginzburg e per altri versi anche a Elsa Morante, all'Isola di Arturo, che avevo molto presente mentre scrivevo per il personaggio di Giovanni, che mi sembrava in certi momenti assomigliare ad un Arturo cresciuto. E quindi sicuramente questa leggerezza di cui parli deriva da quel tipo di tradizione, cioè dal riuscire a raccontare, dal cercare di raccontare una storia privata nella sua dimensione, che piano piano si scopre essere pubblica, come lo sono però le vite di tutti. Ecco, sicuramente io volevo raccontare delle vite che fossero delle vite comuni, che non avevano dei grandissimi slanci eroici, che non finivano nei libri di storia, ma che comunque avevano un gancio con ciò che accadeva. Questi due personaggi, infatti ne è accennato prima, Aurora Silini e Giovanni Santatorre, sono appunto raccontati con molta, devo dire, sensibilità introspettiva. E questo, per uno scrittore, raccontare un personaggio, farlo emergere in tutte le sue sfaccettature, è un lavoro che naturalmente, insieme con quello sulla scrittura, impiega molto tempo, cioè richiede molta fatica, dedizione, cura. Ecco, qual è stato il tuo rapporto con questi due personaggi che crescono, cadono, tentano di rialzarsi, soprattutto il personaggio di lui, nelle varie fasi del romanzo? Ho cercato di capire che cosa poteva spingerli a sbagliare, soprattutto. Mi interessano moltissimo le cadute, i fallimenti delle persone e quindi naturalmente anche dei personaggi. Mi interessa la loro fragilità, tantissimo, la loro umanità e il modo in cui però questa fragilità racchiude anche una forza, a volte proprio
epica quasi. E quindi per Giovanni Aurora io ammetto di avere avuto anche una grandissima simpatia, nel senso veramente etimologico, cioè più che un'empatia, perché non sempre mi assomigliavano, proprio un cercare di essere loro, in tutto, dai particolari come l'insonnia, alla claustrofobia, al volere fuggire, al restare, al dovere di restare e di fare delle scelte che costano, perché per esempio Aurora a un certo punto sceglie la figlia rispetto al marito, innegabilmente, rinuncia a capire il marito, rinuncia anche a se stessa, a crescere, però protegge, crea questa barriera fondamentale per permettere poi alla figlia di crescere in maniera abbastanza normale fino all'epilogo, che magari non svediamo fino in fondo, ma che ci fa capire che cosa poi sia venuto fuori da quella storia che poteva essere invece così melodrammatica. Interessante questo parallelo tra l'elemento personale, affettivo, interiore e l'elemento politico. Io prima ti chiederei questo: cosa pensi di aver elaborato anche in termini di giudizio politico su quel periodo, nel senso che noi partiamo dai fermenti del 77, da un forte scontro generazionale nei confronti dei genitori, sia uno comunista sia l'altro fascista, però che comunque rappresentano un'altra generazione, una grande spinta al cambiamento, ma anche una grande caduta, disillusione, e poi fino, come dire, alla caduta del muro di Berlino, che simbolicamente ha rappresentato molto. Quindi prima ecco questo aspetto politico e poi arriverei all'aspetto poi privato. Guarda, non c'è nessuna mitizzazione di quegli anni, non sono visti appunto in maniera, non sono gli anni formidabili in cui tutto è bello semplicemente perché qualcuno ha avuto 20 anni e quindi tutto quello che si fa nei 20 anni è bello ed è giusto, però sono stati degli anni importanti e forti, e come non c'è una mitizzazione loro, io mi arrabbio moltissimo quando c'è una demolizione o quando anche a volte con una lettura secondo me non giusta di questo libro si parla di fallimento totale di un'intera generazione. Io infatti qualche volta l'ho detto, ma nel senso di una parte di generazione come quella di, appunto rappresentata soprattutto da Giovanni, che fallisce nel senso che si autodistrugge e che viene esclusa, ma non è un fallimento di una generazione, è una generazione che ha conquistato tantissimo e ci ha lasciato dei diritti che spesso poi la nostra ha fatto a pezzi o non ha saputo usare fino in fondo in termini di uguaglianza, di lavoro, di parità e di tante tante cose. Una generazione estrema che per certi versi appunto ha sicuramente fatto degli errori, ha lasciato del sangue e del dolore incredibili dietro di sé e anche su se stessa, però sono degli anni fondamentali. Per me il dialogo con quegli anni va tenuto vivo sempre, anche in maniera polemica, e abbiamo perso tante cose belle di quegli anni. Siamo andati avanti, ha vinto la democrazia, ha vinto lo Stato e non ci sono più per fortuna quel tipo di problemi che hanno fatto sì che fossero chiamati gli anni di piombo, con un'espressione un po' generalista e forse infelice. Però qualcosa di bello e di utopico si è anche perso. Questo mi sembra profondamente vero, e spesso poi rimane tra le pieghe, non viene sottolineato, cioè si hanno visioni spesso unilaterali, cosa che invece nel romanzo uno può sviluppare le sfumature, e il tuo bel libro lo fa senz'altro. Tra l'altro siamo in un luogo, spesso si dice una brutta parola, location, in un luogo che è fondamentale anche nel tuo romanzo. Sì. Intanto facciamo un passo indietro e ricordiamo che tu ti sei laureata lettere moderne, in filosofia ti sei laureata all'Università di Messina, sì, hai fatto un dottorato con storia moderna, sì, se ricordo bene. Quindi fino a 24 anni hai vissuto qui, le radici sono qui, sì, e all'interno il romanzo è ambientato a Messina, sì, quindi i due personaggi, Giovanni e Aurora, agiscono a Messina, e c'è proprio una scena importante nel romanzo, che è un incontro importante per i due personaggi, ma anche per la figlia, che ha un ruolo centrale, poi ne parleremo, la figlia della coppia. Qui si incontrano questi due personaggi proprio qui, nel romanzo leggiamo lungomare, se ricordo, sì, bene, ma sostanzialmente siamo nella passeggiata a mare. Sì. Perché hai voluto che qui, siamo appunto, abbiamo questo scenario anche molto bello, ci fosse all'interno della storia, tra l'altro il mare ha anche un ruolo importante, molto, c'è un capitolo importante tra due mari. Perché hai scelto proprio la tua Messina, e nello stesso tempo quanto poi ha giocato, e poi ne parleremo, l'elemento personale nel rapporto con le radici? Allora, questi due ragazzi non potevano che essere messinesi, perché appunto, come dicevo, non è una storia di persone che sono entrate nella storia, quindi sono due ragazzi che questa storia l'hanno vista di fronte, eccoci di fronte all'Italia.
però non riuscivano veramente ad afferrarla. Io questa cosa la racconto, la dico spesso nelle presentazioni, negli incontri. Questo è il mare che li divide proprio simbolicamente dal resto d'Italia, perché è quel mare che fa sì che Giovanni arrivi sempre in ritardo, che Aurora si senta sola, nel senso proprio di isolata, nel senso davvero dell'isolitudine. E qui alla passeggiata a mare è un posto dove, a mia memoria, ci si è sempre dati appuntamento per parlare, perché ci sono le panchine, c'è il mare, è un posto riparato lontano dal centro ma non impossibile da raggiungere. E infatti Giovanni e Aurora si danno appuntamento per parlare della separazione. Lei per parlare della separazione, lui crede di andare semplicemente ad un appuntamento con la moglie e la figlia, lui è in comunità, lei porta la bambina pattina qui proprio, loro sono seduti su una panchina, si vedono dopo tanto tempo, non riescono a perdonarsi, capiamo che lui lo vorrebbe ma lei non ce la fa. E quindi sì, è una scena molto importante. Io amo questo posto, amo l'albero che abbiamo di fronte e che chi ci guarderà non vede, amo appunto questo vento che ci sta scompigliando, amo questo mare alle spalle, è un posto dove vengo anche adesso, tutte le volte che torno a Messina da sola ci passo, mi siedo. Infatti leggo. Abbiamo privilegiato un posto che probabilmente non è ottimale dal punto di vista dei suoni, perché naturalmente il vento eccetera, però che è importante per te, che ha effettivamente sia personalmente sia per il libro è importante. Poi appunto nel momento in cui dovevo raccontarlo, dicevo, la passeggiata a mare, mettendolo su carta non ero sicura che si capisse, avrei dovuto fare uno spiegone, allora ho scritto lungomare, certo. Perché non mi piacciono gli spiegoni nei libri, però in ogni caso anche dal punto di vista simbolico è fondamentale che uno spazio così importante per te poi sia entrato nel romanzo in una scena chiave. Prima tu parlavi tra l'altro della figlia, della coppia, che ha un altro, che è un ruolo fondamentale, centrale. Sì. E alla fine del libro, ora senza svelare naturalmente nessun particolare, però ecco, diciamo che sostanzialmente alla fine del libro tu dici: quella bambina sono io ai miei occhi. Quanto è stato importante per la dinamica della storia inserire quella pagina, cioè fare questa rivelazione, e quanto è stato anche significativo per te sul piano della scrittura raccontare questo? Quella pagina nasce quando il libro non era ancora finito, quindi in una fase quasi, diciamo, a metà del libro. Io sento immediatamente il bisogno, poco dopo aver cominciato a raccontare le vicende di questi due, di svelare da quale sguardo vengano visti, non tanto chi sia il protagonista, il narrante, perché i protagonisti sono loro due, però l'idea che questa storia la racconti un personaggio che esiste lì in questa trama era importante. E quindi scrivo quella pagina, quella sì, veramente di getto, quasi subito, subisce infatti poi negli anni pochissime modifiche e se ne sta sempre lì in fondo al romanzo a ricordarmi nel corso delle varie rissesure da chi viene raccontata la storia. E questo secondo me serve anche poi a chi legge a capire il perché di certe scelte stilistiche, il perché di un certo pudore iniziale, il perché anche dello stagliarsi piano piano dei due protagonisti che prendono corpo a poco che quegli occhi che li hanno guardati diventano più grandi. E fare i conti con una storia di questo tipo che ha naturalmente una forte impronta personale, quindi richiede che in termini di voce interiore, di forza espressiva, che cosa per una scrittrice? Richiede molta letteratura, perché paradossalmente più è biografico il materiale e più secondo me, sai, dice Jonathan Franzen quando gli chiedono: ma perché adesso non farà più libri autobiografici? E lui dice: no, io farò libri sempre più autobiografici, perché l'unico modo per fare della buona letteratura è parlare di cose che conosciamo molto bene. Io sono molto d'accordo, ma quello che bisogna fare chiaramente in un caso in cui l'autobiografismo non è soltanto nel carattere di una persona, in alcune caratteristiche, ma anche nel contesto, è non essere affezionati alla propria vita, ma chiedersi di quella vita, anche a costo di falciare delle parti che per te effettivamente sono importanti ma non alla storia, che cosa invece ne faccia romanzo. E quindi avere un grande coraggio nel mollare, nel dire: va bene, questo dettaglio è importantissimo per me ma non per chi legge, e al contrario di innestare degli elementi di invenzione anche che stravolgono un'idea che hai tu nel tuo ricordo, che non c'entrano apparentemente nulla, che però tu leggi e dici: se no, senza questo la storia non funziona, oppure: ma sì, inventiamo liberamente. Quindi più c'è biografia, più serve la letteratura per me.
Mi piaceva, non so se ti va di leggere proprio queste quegli occhi, no? Quando è in relazione sempre, gli occhi della Piccirida sono i suoi, quelli della scrittrice, quindi sono i tuoi. E quegli occhi? Sono la mia valigia, la mia infanzia senza tempo, la certezza che me la caverò perché me la sono già cavata. Sono semplicemente tutto ciò che mi serve per continuare a raccontare. A me questa frase mi ha fatto venire in mente Josephine Hart, quando nel romanzo, sia nel danno sia in ricostruzioni, parla delle persone che hanno subito dei forti traumi. Però nel tuo libro c'è quella forza che è nel personaggio della bambina, quella capacità di affrontare anche delle cose molto dolorose, però forse grazie anche a questa forza protettiva della madre, di potersela cavare, appunto, di poter andare avanti, di non rimanere imprigionati, mentre nella Hart, come dire, la dimensione nevrotica domina. Chiaramente anche la portata del danno è diversa. È maggiore, certo. Il libro dell'Hart, tra l'altro, è bellissimo e dice questa cosa meravigliosa, che appunto sulle persone che hanno subito un danno e che io comunque sento mia, come probabilmente la sentiamo nostra tutti, perché tutti noi abbiamo un danno, certo, da proteggere, che però può insegnarci qualcosa. Sicuramente c'è un elemento di continuità e non di rottura rispetto a quel danno dovuto a quella protezione di cui parlavi tu, e anche dal fatto che anche il personaggio di lui ha in realtà una forza protettrice, perché lui è, certo, vero che fa degli errori clamorosi e porta la bambina nei posti più sbagliati. Cioè, a volte è esasperante, per esempio quando manca nel momento in cui nasce la bambina, cioè... quando muore la sorella di lei, cioè lui manca in tutti i momenti topici, però a un certo punto lui sa che deve proteggere la moglie e la figlia da se stesso, cioè lui ha un atteggiamento di persona autolesionista ma non distruttiva, non vuole trascinare gli altri con sé in questo suo dolore, sì. E questo chiaramente viene percepito nell'infanzia in maniera molto forte. E un'altra cosa che però volevo dire sul danno è che negli anni ho capito una cosa, questo me l'ha insegnato, me l'ha detto una volta in maniera illuminante un'amica, e devo dire che le sono molto grata, che non è vero che bisogna avere paura delle persone che hanno subito un danno, bisogna avere più paura di quelli che non l'hanno mai subito, perché sono più pericolosi, perché non sanno che cosa si rischia e non sempre conoscono il valore di quello che devono proteggere. È una bellissima, come dire, chiave di lettura. E, per quanto riguarda i tuoi lavori, i tuoi romanzi, i tuoi racconti, hai scritto diversi libri anche in relazione all'infanzia e soprattutto ai ragazzi. Un titolo molto importante, per esempio, è Bruno, il bambino che imparò a volare. Casa editrice Orecchio Acerbo 2012, con illustrazioni di Ofra Amit, che ha vinto molti premi, è stato molto apprezzato, è stato tradotto in Spagna e sarà tradotto anche in Polonia, è una bellissima notizia. E questo che cosa significa in relazione a scrivere per i ragazzi? E facciamo un ponte tra diversi libri, diverse storie, da Bruno il bambino che imparò a volare fino all'ultimo, Le nuvole per terra, che adesso sta uscendo sempre per Einaudi, sì. Einaudi ragazzi. Cosa significa scrivere per i ragazzi e come senti la tua scrittura? Perché senti particolarmente adatta la tua scrittura per i ragazzi? Io sicuramente ritengo l'infanzia e l'adolescenza dei territori fertili e vivi in cui accade tutto e accade con una forza e una potenza che non si ripetono più nella vita, o perlomeno si ripetono in maniera diversa. Gli eventi che ci capitano sono gli stessi, nascite, morti, incontri, innamoramenti, però lì, poiché li viviamo per la prima volta, hanno una portata enorme, gigantesca, sono la nostra palestra. E quindi mi piace tornarci, perché trovo che naturalmente abbiano questa forza, e quindi tutto ciò che accade, anche a volte un semplice dettaglio, diventa per un bambino o per un ragazzo indicativo di tutto quello che poi sarà nella vita. E poi forse ho anche una voce infantile molto forte, molto presente, mi piace tenerla viva,
mi piace parlare ai ragazzi attraverso i libri, perché forse di persona sono meno capace e non corrisponde necessariamente, non sono uguali le due cose. Per esempio le maestre sono bravissime a parlare con i bambini, proprio a parlarci, io non so se sarei brava a farlo, anzi, però mi piace parlare con loro attraverso le storie e mi accorgo che questa cosa arriva spesso quando mi vedono arrivare i bambini, i ragazzi, io lo sapevo che tu eri piccola, mi vedono così beati loro, anche se non lo sono anagraficamente. E le nuvole per terra, sinteticamente, così lo presentiamo proprio, di cosa parla? Le nuvole per terra uscirà appunto per Einaudi Ragazzi il 16 giugno e arriverà in libreria. Possiamo dire proprio che esce, perché siamo... Adesso, ed è un romanzo breve, molto lieve, che possono leggere sia i grandi che i piccoli, perché parla delle avventure di 4 tredicenni. Con 4 caratteristiche diverse e dei loro genitori e dei loro problemi, quindi ci sono telefonini che squillano, chat, tradimenti, zie che comprano biglietti di concerti ai figli e poi piccoli amori, dolori, perdite, come si affrontano la morte e l'amore a 13 anni. Quindi raccontare la contemporaneità, sì, è anche degli elementi molto... molto importanti anche per una, non solo per un tredicenne, però sicuramente per chi è in formazione ancora di più. Mi sembrava interessante anche, dato che siamo a Messina, tra le pagine scoviamo per esempio il capitolo, già l'ho citato, I due mari, e tra lampi di bellezza anche la bruttezza architettonica di palazzi abusivi e del dopo ricostruzione del 1908, la pesantezza della provincia, cioè tu riesci anche a raccontare questa città. Io ho cercato di raccontarla in maniera non macchiettistica. Spesso quando mi chiedono un romanzo ambientato in Sicilia, però notano, ma non c'è per esempio la mafia o non ci sono certe cose che uno si aspetta da un romanzo ambientato in Sicilia. Non è che non esistono, è semplicemente che ci sono degli aspetti normali di quotidianità che a volte, stando fuori, non si capisce quanto sia. Mi dicono, come hai fatto a fare una Sicilia non folcloristica? È semplice, ci ho vissuto, so com'è, non ci svegliamo suonando il marranzano, dico sempre, tutti ridono, quindi è così. E poi su Messina, anche lì, si trattava di coniugare questa estrema bellezza che abbiamo qui con la bruttezza che abbiamo le ferite della città che la storia le ha inferto e che noi anche spesso non abbiamo sanato fino in fondo, noi come abitanti. Quindi, così, guardando la realtà, poi uno la racconta. Certo, prima parlavamo dell'elemento affettivo, dell'elemento intimo, per esempio penso all'irruzione nel dolore, nelle ferite del vivere, con la morte di un personaggio importante, Rosa, e a un certo punto si legge, lo puoi leggere tu, così. Così è per ognuno di noi, si disse Aurora, e pensò alla sorella che cadeva nel vuoto, alla madre, ai fratelli, a sé e a Giovanni, tutti sul ciglio del burrone, fermi a guardare giù. Il romanzo proprio racconta anche questa caduta molto forte. Rosa, sono contenta che l'hai notato, è un personaggio che spesso viene lasciato sullo sfondo, è chiaramente un personaggio secondario, ma rappresenta l'elemento di speranza per Aurora e Giovanni, perché è una ragazza più piccola di loro, che fa parte della famiglia, però che rappresenta la dolcezza, il dialogo rispetto ad una asprezza invece dei genitori di lei, per esempio. E la sua morte chiaramente è l'ultima possibilità, chiude l'ultima possibilità per Aurora e Giovanni di felicità o di serenità, perché è un dolore che si aggiunge ad altri. E tra l'altro è molto interessante anche, ne abbiamo un po' parlato, questo tenere insieme l'elemento politico esterno e l'elemento interiore anche di evoluzione dei personaggi, perché dà un'idea di storia universale e che comunque non viene attraversata da schematismi, cioè l'elemento interiore, l'elemento affettivo, le ferite e gli elementi della grande storia, si accenna al sequestro Moro, all'uccisione di Moro, all'uccisione di Impastato, cioè sono combinati in una dimensione armonica, mi sembra, in un'idea che non siamo a sé stanti, non siamo solo politica, infatti, solo esterno, solo interiorità, ma c'è questo insieme. Sì, e poi come queste notizie si mescolano, dici molto molto bene, non siamo né solo l'una né solo l'altra cosa, cioè questo non è un romanzo storico, nel senso che appunto la storia prende il posto degli eventi personali e non è una storia del tutto privata, nel senso che non potrebbe essere ambientata in qualsiasi posto, in qualsiasi tempo,
è il modo in cui sempre la nostra quotidianità si combina con quello che accade nel mondo. A volte si aggancia, a volte se ne distanzia, però comunque ci si deve relazionare. Ed è questo quello che loro cercano di fare in un'epoca, tra l'altro, precedente a internet, certo. Quindi in cui le notizie arrivano sempre il giorno dopo. Cioè, il ruolo centrale è il giornale o il telegiornale, la radio. Infatti. Sì. E tra l'altro il tuo romanzo è stato molto elogiato, hai avuto ottime recensioni. Come personaggio, per esempio, noto, penso a Roberto Saviano, che ha scritto Un racconto senza fondo, che stringe la schizofrenica storia italiana al pulsare dei sentimenti. Un racconto che mi ha legato a sé. Ecco, questo del mi ha legato a sé mi sembra molto un grande elogio per un romanzo che appunto che tocca veramente questo pulsare dei sentimenti, ma anche della storia italiana. Roberto Saviano è stato molto generoso, ha scritto, come ha scritto appunto nel suo articolo, non conosco Nadia Terranova personalmente, ma un amico gli aveva consigliato di leggere il libro. Ho trovato la sua lettura in linea con tutta la sua produzione letteraria e politica, nel senso che riesce a individuare appunto questo legame schizofrenico, un termine che mi è piaciuto molto, tra i due protagonisti e le vicende della storia. Ed è stato molto generoso appunto a raccontarlo, a consigliarlo, come fa tra l'altro settimanalmente con tantissimi libri del panorama italiano e non solo, segnalando a volte anche dei titoli che sarebbero rimasti se non nell'ombra. Quindi è davvero un grande lettore, oltre che un grandissimo scrittore, secondo me. Tra l'altro, e chiudiamo con questo, il tuo libro, il tuo romanzo, Gli anni al contrario, serve anche a capire molto della nostra contemporaneità, nel senso che questi pezzi di storia, di grande storia sullo sfondo, ma anche pezzi intimi, di vita vissuta in un periodo, tra l'altro si tocca anche il tema della tossicodipendenza, della comunità di recupero, del perdersi di molte persone che avevano appunto creduto in un grande cambiamento nel periodo del 77, serve anche a capire le enormi disillusioni di questo periodo, di questa contemporaneità, cioè un periodo in cui la politica sembra chiusa in uno spazio che ormai non ha più nessun legame con l'esterno. E il senso di impotenza è molto forte, un senso di impotenza che a volte prova anche per esempio il tuo personaggio Giovanni, ma non lo prova ad esempio la bambina, che ha questa forza di andare avanti, e anche la stessa Aurora, che comunque reagisce. Infatti loro piano piano, mentre si finiscono gli anni 70, si va verso gli anni 80 e poi si cominciano a intravedere quelli che saranno i 90, capiscono che quell'epoca in cui potevano anche solo sperare di incidere sulla cronaca e sulla storia si chiude, che i giochi sono stati fatti per la futura classe dirigente, che loro ne sono stati tagliati fuori o si sono tagliati fuori volontariamente, quelli il crinale e l'abile, ed è anche il tema del libro, su quanto in questa parte di generazione ci sia qualcuno che è stato escluso o si è autoescluso, è una domanda appunto che rimane senza risposta, perché forse non ce l'ha. E però loro capiscono che l'unica è richiudersi nel privato, che è in fondo quello che poi ha fatto la mia generazione, al netto di alcuni tentativi di condivisione politica, di qualche grande evento, del G8, di altri tentativi di partecipazione, però tutto sommato è una generazione che si è rinchiusa rispetto a una dimensione di collettività e di condivisione precedente. Ringraziamo Nadia Terranova, autrice degli anni al contrario. Gli anni al contrario, adesso un nuovo libro, Nuvole per terra, per sempre in Audi però ragazzi. E stai lavorando a un nuovo romanzo dopo Gli anni al contrario, che racconterà ancora qualcosa che ha a che fare anche col mondo degli adulti? Sì, sì, sto lavorando già al prossimo romanzo, però è prestissimo, nel senso che è appena iniziato. E il lavoro di scrittura comunque sarà sempre un punto di riferimento, questa leggerezza che sembra così automatica, immediata, ma che in realtà richiede un grande lavoro? Credo di sì, lo stile è quello. Certo, spero di metterci un po' meno rispetto ai 7 anni, anche perché comunque già mentre chiudevo questo avevo iniziato a elaborare le idee per il prossimo. Quindi poi ogni storia nasce con una cifra leggermente diversa, però lo stile è quello. Grazie. Grazie a te, Marco.